Per i miei libri, come per tutti gli altri, quello che direi a ogni lettore è: spero che vi divertiate. Dovreste ricordare questo. Spero che abbiate voglia di girare pagina. Parla così Amitav Ghosh, scrittore, giornalista e antropologo indiano, partito da una delle zone più povere della penisola, il Bangladesh, è arrivato in tutto il mondo con i suoi libri. Ha insegnato a Harvard, scritto per il New Yorker e venduto libri ovunque. Gli ultimi 10 anni li ha occupati scrivendo la trilogia dell'Ibis, ambientata in India durante la guerra dell'oppio, avvenuta alla fine dell'Ottocento. Mare di papaveri, il fiume dell'oppio e il diluvio di fuoco sono un'epica saga in cui si intrecciano ricostruzione storica e romanzo d'avventura, che lui descrive così: exciting, eccitante, leggibile, interessante, avventuroso, pieno di eventi. Durante l'incontro con la sua traduttrice Anna Nadotti ha parlato di politica, del mondo contemporaneo, elogiando Papa Francesco e la sua enciclica Laudato Si e discutendo delle sue preoccupazioni per il mondo che verrà. A society is very easy to break. You know, it's very easy to destroy the sinews that... È molto facile distruggere le cose che tengono insieme la società, perché quelle che la tengono insieme non sono cose che puoi osservare o quantificare, ma sono le piccole intese tra le persone che rendono possibile il vivere insieme. Queste cose non sono scritte nelle costituzioni o nelle leggi. Queste piccole intese, come spostarsi dalla porta per far passare qualcuno, sono il cemento della società. E quando distruggi queste connessioni tra le persone, sono impossibili da rimettere insieme. They're impossible to put back together ever again. We talk about the failure of governance, you know, we talk about how terrible the politicians are, and we all agree on this. Noi parliamo del fallimento dei governi e di quanto siano terribili i politici e siamo tutti d'accordo su questo. Ma se pensate al mondo in cui siamo ora, non è un affare dei politici, del governo, di immaginare alternative. Loro sono burocrati, sono tecnocrati. Ma ecco dov'è il vero problema. Se guardate all'arte, alla cultura, se guardate anche alla letteratura, vedete un fallimento simile. Il numero di romanzi che parlano di problemi come il clima, l'ambiente, sono tipo 1 o 2. Sono numeri irrisori e credo che questo non sia un incidente. Siamo di fronte a una circostanza in cui dobbiamo reimparare come indirizzare problemi collettivi e non abbiamo più questi strumenti di immaginazione. Il romanzo, per esempio, è diventato completamente incentrato su viaggi personali. You know, if you look at the novel as a form, it has become completely focused on individual journeys.